Oggi ti parlerò di tre nuovi lavori che si possono fare online e l'ultimo l'ho personalmente sfruttato. Ma partiamo subito con il primo lavoro, che è il property manager di Airbnb. Probabilmente avrai sentito parlare dell'azienda Airbnb. In sostanza, grazie a quest'app, le persone possono mettere l'annuncio della loro casa in affitto ed Airbnb si occuperà di trovare gli affittuari per quella casa. Immagina una persona che possiede più di un immobile, quindi magari inizia ad avere 5, 10, 15 immobili e chiaramente non può gestire tutto da sola. Ed ecco qui che entri in gioco tu come property manager. Quello che in sostanza dovrai fare è gestire gli annunci delle case su Airbnb per conto del cliente, quindi crearli, scrivere descrizioni accattivanti, eccetera. Dovrai poi comunicare con gli ospiti, quindi rispondere repentinamente alle richieste o alle domande fatte da essi, o la gestione delle comunicazioni comunque prima, durante e dopo il soggiorno, e così via. Poi ti occuperai anche di fare il check-in, il check out degli ospiti, e questa cosa può essere fatta anche in modo totalmente digitale senza dover andare fisicamente in quel posto. Dovrai anche coordinare la pulizia dei soggiorni ed organizzare eventuali riparazioni e manutenzioni necessarie. Ti occuperai anche della gestione dei prezzi per massimizzare l'occupazione ed i ricavi. Ed infine dovrai anche controllare le recensioni dei clienti e rispondere qualora ce ne fosse bisogno. Grazie a questo lavoro è possibile guadagnare molto, anche perché solitamente si viene pagati in percentuale in base ai ricavi che facciamo fare agli immobili. Quindi più immobili gestiamo e facciamo girare bene, più incassiamo. A questo lavoro do un voto di 8 su 10, perché non è facilissimo, ma se fatto bene può dare parecchie soddisfazioni. Il secondo lavoro che puoi svolgere totalmente online è l'appointment setter. Che cos'è? Devi sapere che molti imprenditori, consulenti, negozianti, eccetera, hanno spessissimo richieste di riunioni, Zoom ed altri appuntamenti di vario genere. E se dovessero occuparsi di gestire tutti questi appuntamenti, non avrebbero più il tempo materiale per poter lavorare. Ed ecco perché qui entri in gioco tu. L'appointment setter si occupa sostanzialmente di fare il primo contatto iniziale, quindi magari effettuare delle chiamate, inviare delle mail, eccetera. Poi deve qualificare i lead, ovvero identificare se un contatto è un potenziale cliente oppure no. Fissare gli appuntamenti, quindi organizzarsi con i potenziali clienti e coordinare o programmare delle chiamate. Gestire poi il calendario, perché chiaramente una volta presi gli appuntamenti bisogna tenerne traccia, assicurandoci che non ci siano conflitti di orario e che tutti gli incontri siano confermati. Fare anche dei follow up, ovvero inviare dei promemori ai clienti per assicurarsi che gli appuntamenti vengano rispettati. Ed infine inserire ed aggiornare le informazioni sui clienti. A questo lavoro do un voto di 6 su 10, perché è sicuramente comodo svolgendosi da casa, ma allo stesso modo lo stipendio è abbastanza base e ci sono poche occasioni di crescita. L'ultimo lavoro che ho testato personalmente è avere un sito web totalmente automatizzato di crescita social. Ci ho fatto un video molto specifico al riguardo, quindi vai a dargli un'occhiata. Ma in sostanza quello che dovrai fare sarà solamente rispondere ai clienti che ti contatteranno per acquistare servizi di crescita sui social network come Instagram, Facebook, TikTok, eccetera. A questo lavoro do un voto di 9 su 10, perché si può fare da casa ed è praticamente automatizzato, quindi non dobbiamo fare quasi nulla. In descrizione trovi anche il link che ti spiega meglio il tutto. Quale dei tre lavori ti è piaciuto di più? Fammelo sapere con un commento. Spero di esserti stato utile.